possibilità di parlare dell'attività scientifica, una parte dell'attività scientifica che si svolge anche in osservatorio, in un clima veramente positivo, di positività. Condivido molto le parole dell'assessore, perché la scienza che si presenta lontana da barriere, lontana da distinzioni, da differenze, da discriminazioni, deve essere il collante, deve essere, diciamo, la motivazione, una delle motivazioni che deve aiutare, diciamo, il mondo anche a superare quei periodi bui come quello che stiamo attraversando adesso. E vi parlerò delle stelle variabili e della misura del cosmo, quindi comincerò a parlare delle variabili, poi man mano vi introdurrò al problema della misura del cosmo, perché l'uomo si è sempre appassionato a quest'idea di capire quanto fossero realmente lontani i corpi celesti. Allora, sicuramente quando noi guardiamo il cielo, una grande frazione di stelle che noi osserviamo in realtà non sono costanti. La loro luminosità, le loro dimensioni non rimangono le stesse nel tempo, ma cambiano per un fenomeno che viene chiamato genericamente variabilità. Ora, la variabilità può avere varie cause. Io posso avere anche una stella che fa parte di un sistema doppio, binario, e quando una stella passa davanti all'altra la oscura parzialmente, e quindi la luminosità dell'altra cambia. Questa è una variabilità dovuta a una causa esterna, a un altro oggetto. Una supernova è una variabile, sicuramente esplode, quindi varia in maniera molto violenta e drammatica, perché poi la stella effettivamente viene distrutta. Ma ci sono anche delle variabili più tranquille, delle variabili che hanno al loro interno la causa della loro oscillazione, della loro variazione di luminosità e di dimensioni. E quindi noi abbiamo qualcosa di questo tipo. Noi abbiamo che nel tempo il raggio della stella diminuisce, poi aumenta, poi diminuisce, poi talvolta con un vero e proprio periodo, con una periodicità, un fenomeno che si ripete nel tempo. E lo stesso succede alla luminosità, che è quella che viene riportata sull'asse verticale di questo grafico. Vedete, come un'onda, la luminosità sale, poi raggiunge il minimo, poi raggiunge il massimo, poi raggiunge il minimo. Una cosa come questa è una curva di luce vera, questa è la variazione di una luminosità di un oggetto variabile vero, quella è un disegno, questa è una curva vera. Vedete, il periodo è la distanza tra due massimi consecutivi. Io osservo al telescopio nel tempo come varia la luminosità dell'oggetto, faccio la distanza in tempo tra due massimi, quello è il periodo. Ed è, questa è una quantità molto, se volete, facile da misurare, se voi avete modo di osservare come varia la luminosità dell'oggetto, perché è semplicemente una misura di tempo tra due massimi. E questo periodo è stato, si può essere approssimato al tempo che ci mette il suono, l'onda sonora, ad attraversare il diametro della stella. E quindi si ricava che questo periodo, questa distanza tra due massimi della luminosità dell'oggetto, dipende da quanto è denso l'oggetto, cioè quanto la massa della stella è concentrata nel volume. Se voi prendete una nana bianca è un oggetto che rispetto al Sole è molto molto più denso, rispetto alla Terra è molto più denso, sarebbe come compattare la Terra in una pallina, tutta la massa della Terra in un raggio di una pallina da tennis. Chiaramente si va a densità elevatissime. Ecco, oggetti così densi hanno un periodo corto, di qualche secondo. Oggetti invece più espansi, per esempio oggetti come giganti rosse, che hanno raggi invece molto grandi, mille volte il raggio del Sole, hanno periodi molto più lunghi. Quindi una misura di tempo che voi fate in modo molto facile vi dà un'informazione importante sulla stella che state osservando, cioè vi dice quanto è denso l'oggetto. Tra l'altro, talvolta le stelle neanche oscillano soltanto variando il raggio, ma variano in modi diversi, variano cambiando la forma in modo diverso, non rimangono delle sfere. E quindi tutti questi modi di oscillazione possono essere studiati per trovare i periodi di queste oscillazioni, e c'è una branca molto bella che è quella dell'eliosismologia, che studia le oscillazioni del Sole, più o meno le tecniche che si usano per studiare i terremoti. Quando quel terremoto si studia l'oscillazione prodotta dal terremoto, si cerca di ricavare informazione, no, sulla struttura della Terra. La stessa cosa
col Sole, quindi eliosismologia, lo studio delle oscillazioni solari, asterosismologia, lo studio delle oscillazioni stellari. Dalle frequenze delle oscillazioni si cerca di ricavare informazioni su come sono fatti gli oggetti. E per esempio si può capire quanto è profondo quello che viene chiamato l'inviluppo convettivo del Sole, per esempio, dove il trasporto di calore avviene per convezione. La convezione è il fenomeno che vedete quando mettete l'acqua a bollire sul fuoco, no? Che vedete che ci si formano le bolle, e questo moto di massa, di acqua, che sale dal basso verso l'alto. Questo moto c'è anche nella parte esterna del Sole. Fino a quale profondità? Lo si può capire studiando le oscillazioni. Quindi ci dà tutta una serie di informazioni, studiare la variabilità stellare, che riguardano non solo la superficie dell'oggetto, ma anche come è fatto realmente l'oggetto. Ma uno dei motivi più importanti per cui si studiano le stelle variabili, e le si studiano ancora, è che ci danno informazione sulle distanze. Adesso torniamo al punto delle distanze. Perché ci interessa tanto studiare le distanze? Beh, innanzitutto perché se noi guardiamo il cielo vediamo tutto proiettato su una sfera, la sfera celeste. E non abbiamo idea però di quale stella è più lontana, di quale stella è più vicina. Guardiamo le costellazioni, diciamo che belle le costellazioni, ma non sappiamo che in realtà quelle stelle non sono vicine tra loro. Sono proiettate vicine tra loro, ma una può essere molto più lontana e un'altra molto più vicina. Ci sembrano simili come luminosità, come grandezza? Beh, questo però non vuol dire nulla, perché io posso avere due stelle che mi sembrano simili per luminosità, ma magari una è più brillante, più vicina, e una è più debole, una è più debole, scusate, più vicina, e una è più brillante, più lontana. Se io ho due candele uguali, due lampadine uguali, ne allontano una, quella più lontana mi sembra più debole. Se io mi basassi solo sulla luminosità apparente, io dovrei dire che la stella più grande, più luminosa è il Sole. Manco un'idea. Il Sole è una stella di massa piccola, quindi è una delle meno luminose, non è una delle più luminose. Noi ci appaiono piccole e poco luminose le altre stelle perché sono molto lontane, ma tra di loro chi è più luminosa dell'altra? Se non sappiamo quanto sono distanti, non lo possiamo sapere. Quindi un primo motivo per studiare le distanze è capire, io voglio capire quanto sono veramente luminosi, non come mi appaiono luminosi, quanto sono realmente luminosi. L'altro motivo è chiaramente quello di capire come sono distribuiti gli oggetti, e poi vedremo che andare a osservare lontano nello spazio significa andare a osservare lontano nel tempo. Quindi più vado lontano, ci arriveremo man mano, più mi avvicino al Big Bang. Quindi capire anche quanto è vecchio realmente lo spazio. E come le misuriamo queste distanze? Beh, un metodo che si usa spesso e che già nell'antichità veniva usato per determinare la distanza degli oggetti più vicini è il cosiddetto metodo della parallasse. Allora, se voi mettete un dito davanti a voi, come fa il bimbo qui, che chiude gli occhi in modo alternato, vedete che se chiudete l'occhio sinistro e tenete aperto l'occhio destro, vedete il dito in una posizione. Se fate il contrario, il dito vi si sposta. Provate, è così. Ora, questo effetto diventa più piccolo man mano che voi il dito lo allontanate. Allora, questo intanto vi dice che lo spostamento del dito non è reale, il dito sta fermo, è apparente, dovuto al fatto che voi cambiate il punto di osservazione. Una volta osservate con l'occhio destro, una volta osservate con l'occhio sinistro. Ma vi dice anche un'altra cosa. Se allontanate il dito, allontanando il dito, voi questo effetto lo vedete più piccolo, vuol dire che la parallasse è legata alla distanza. Cioè, se io sono in grado di capire quanto mi si spostano gli oggetti in cielo per effetto del mio spostamento e del punto di osservazione, capisco quanto sono lontano. Questa è una tecnica molto, molto usata, come dicevo, già nell'antichità, e vedremo usata anche adesso. Che tipo di spostamento fa l'uomo sulla Terra? Che spostamento apparente posso vedere io delle stelle in cielo? Perché noi ci muoviamo? A parte gli occhi, che va bene per il dito e per le cose vicine, ma per le stelle ci servono degli spostamenti più importanti. Allora, noi sappiamo che la Terra fa due moti, no? Fa il moto di rotazione su se stesso
e quindi se io aspetto un po' la mia posizione sulla Terra cambia e l'astro in cielo mi risulta spostato perché ho cambiato io posizione. Quindi c'è un primo spostamento, quindi quella che viene chiamata la parallasse diurna, cioè lo spostamento apparente delle stelle in cielo dovuto al moto diurno della Terra, ovvero al moto di rotazione attorno al proprio asse. L'altro moto però che ci fa spostare un po' di più è il moto di rivoluzione che la Terra fa attorno al Sole. Quindi basta aspettare un po' di mesi che il nostro spostamento è ben più significativo di quello dovuto alla semplice rotazione. Quindi abbiamo la possibilità di osservare degli spostamenti maggiori, perché se io mi sposto di più, si sposterà di più anche l'astro in cielo, lo spostamento apparente anche dell'astro in cielo. E questa è quella che viene chiamata la parallasse annua. Vedete, se io sono sulla Terra in due posizioni diverse, qui e qui, nelle due posizioni vedo la stella proiettata in due posti diversi, quindi mi si sposta apparentemente in cielo per effetto dello spostamento mio. Grazie a questa tecnica, tra l'altro, su suggerimento di questa astronoma inglese Edmund Halley, fu possibile determinare la distanza di Venere dalla Terra utilizzando la terza legge di Keplero, che stabilisce dei legami tra le distanze dei pianeti dal Sole, per esempio, e il periodo di rotazione. È stato possibile determinare la distanza di tutti gli altri pianeti e quindi anche la distanza Terra-Sole. Distanza Terra-Sole che è stata trovata essere 150 milioni di chilometri. Questa, pensate, sembra un numero molto grande, ma in astronomia è l'unità di misura. Il metro dell'astronomia, unità astronomica, uguale 150 milioni di chilometri. Quindi pensate, in astronomia con che numeri abbiamo, se questa è l'unità di misura, immaginate con che numeri abbiamo a che fare. Ed è la distanza media della Terra dal Sole, quasi 150, insomma un pochino di meno, ma siamo lì. È la distanza media, perché la distanza media? Perché noi sappiamo che la Terra in realtà compie un'orbita ellittica attorno al Sole, quindi non è un cerchio, è un'ellisse, no? Il Sole sta in uno dei due fuochi, quindi ci sono dei periodi dell'anno in cui la Terra è più vicina al Sole e dei periodi dell'anno in cui la Terra è più lontana dal Sole. Quindi questo 150.000 chilometri in realtà è la distanza media, ok? Nel tempo, cioè noi quando osserviamo sistemi via via più lontani, non li osserviamo come sono adesso, ma li osserviamo come erano nel passato. Quindi se vado molto molto lontano mi avvicino al Big Bang. Ora abbiamo detto che sicuramente le distanze le posso misurare con le parallassi, ma le parallassi non bastano. Se io voglio arrivare ai confini dell'universo noto, purtroppo non esiste un solo metodo che va bene a tutte le distanze, ma una serie di metodi. Infatti si parla di scala delle distanze. Perché scala? Perché è come se ci fossero tanti gradini in cui ogni gradino fonda sul precedente, cioè ogni metodo viene calibrato, viene controllato, viene fissato sulla base del precedente. Quindi voi capite che è un procedimento complesso, ma soprattutto ogni errore che io faccio a ogni gradino mi si ripercuote poi sul risultato finale. Quindi molta della ricerca che si fa sulla stima delle distanze cosmiche si basa proprio su raffinare, eliminare gli errori di ogni singolo gradino di questa procedura, perché altrimenti me li riporto nel risultato finale. E le parallassi sono solo uno di questi gradini. Parallassi che sicuramente vanno bene, abbiamo visto la parallasse definita, no, come l'angolo sotto cui viene vista la distanza Terra-Sole, va bene anche la stella più vicina, vedete, ha una parallasse di 0,76 secondi d'arco, quindi già lei ha una parallasse piccola. Figuriamoci le stelle più lontane, hanno parallassi minuscole, quindi non posso andare troppo lontano con le parallassi, perché non le vedo. Quello spostamento che col dito diminuiva sempre più è vero anche in cielo. Per le stelle vicine, se io passo da luglio a dicembre, me ne accorgo, ma per le stelle veramente lontane non vedo niente, sono talmente lontane che lo spostamento mio è trascurabile rispetto alla distanza della stella. Quindi servono sicuramente delle altre tecniche. Però le parallassi trigonometriche sono oggi molto utilizzate per misurare le distanze grazie a un satellite, il satellite dell'Agenzia Spaziale Europea,
e a cui ha partecipato molto anche l'Agenzia Spaziale Italiana, che si chiama Gaia, un satellite che dalla fine del 2013 è in orbita, con l'obiettivo di misurare almeno le distanze con la tecnica delle parallassi della nostra galassia, quindi costruire la mappa 3D della Via Lattea, della galassia a cui noi apparteniamo. E questo come lo fa? Lo fa, già tra l'altro ha misurato 2 miliardi di stelle della galassia, lo fa perché ha due telescopi, due specchi, vedete, e poi ruota su se stesso, quindi ha la possibilità di, ruotando e avendo due telescopi che osservano, di passare sulle stesse regioni di cielo più volte. Quindi fa delle scansioni di questo tipo, passa su un campo, poi passa sull'altro, nel frattempo le stelle si sono spostate e così via. E è riuscita così a determinare, per questo risultato dei primi 34 mesi di osservazione, questi grandi progetti, il satellite raccoglie dati, però i dati non arrivano con un flusso continuo, vengono rilasciati dopo un certo numero di mesi che il satellite sta operando, quindi abbiamo avuto già, questa è diciamo un'anticipazione del terzo rilascio dei dati che avverrà quest'estate, ma era il risultato diciamo dei primi 34 mesi di osservazione. Osservando con quelle scansioni che vi ho fatto vedere i campi di cielo, è stato possibile determinare le distanze, i moti di 2 miliardi di stelle della galassia e ricostruire la mappa della galassia per l'equilibrio. Vedete la parte piana, dove vedete queste nubi scure, è il disco della Via Lattea, dove ci troviamo anche noi, nella parte dove ancora si stanno formando stelle. Ci sono queste nubi scure, se non lo spegniamo ci trovo. Secondo me sì. Sì. Quindi questa parte che vedete è il disco dove troviamo oltre a stelle anche gas e polvere. Perché? Perché ancora si stanno formando stelle. Tutta la parte attorno che vedete più scura, lì, questa contiene solo stelle, non c'è più gas, non c'è più polvere, perché contiene soltanto le stelle vecchie che si sono formate all'inizio quando la galassia è nata, ma poi non c'è stata più formazione stellare. Queste due macchioline che vedete in basso, una più grande e una più piccola, sono le nubi di Magellano. Noi non siamo abituati a vederle nel nostro cielo perché appartengono al cielo australe, al cielo dell'emisfero sud. Però se noi andiamo in Cile, come chi è stato in Cile ben sa, si possono vedere a certe latitudini anche ad occhio nudo. E sono due galassie irregolari, satelliti della Via Lattea. La Via Lattea, così come la Terra, la Luna, satelliti, i pianeti hanno satelliti che girano attorno, anche le galassie hanno delle galassie più piccole che fanno da satellite. Questo è vero per la Via Lattea, è vero per Andromeda e per altre galassie. Quindi ci sono delle galassie irregolari che orbitano attorno alla nostra galassia, che probabilmente hanno anche interagito con la nostra galassia o stanno interagendo, e le galassie, le nubi di Magellano sono quelle due macchie che vedete lì. Quindi con le parallassi io la Via Lattea la misuro bene, riesco addirittura ad arrivare alle galassie satellite, determino la distanza della mappa 3D delle stelle della Via Lattea, quindi alla Via Lattea arrivo. Se voglio andare oltre, le parallassi non vanno più bene. Mi serve un altro indicatore. Mi servono quelle che vengono chiamate candele campione. Vi ricordate quando prima vi ho detto, se noi abbiamo delle candele tutte uguali o delle lampadine tutte uguali, ma le mettiamo a distanze diverse, quelle più vicine ci appaiono più luminose, quelle più lontane ci appaiono più deboli, però sono tutte uguali. Quindi se io so di avere delle lampadine uguali e una me le distribuisce senza che io guardi, poi vedo che una è più debole, dico ok, quella me l'ha messa più lontana, perché lo so che è uguale alle altre. La stessa cosa è quella che si cerca di fare in astronomia in questo caso, cioè cercare degli oggetti che abbiano una luminosità nota. Allora, se tutti quegli oggetti hanno luminosità nota, quando li vedo più deboli sono più lontani, quando li vedo più brillanti sono più vicini. Questo è un po' in soldoni quello che si cerca di fare. Ovviamente non esistono oggetti così, proprio così. Però esistono degli oggetti che hanno una luminosità almeno riconducibile a qualche proprietà nota. E uno di questi oggetti è proprio rappresentato dalle stelle variabili con cui abbiamo aperto la chiacchierata. E in particolare
le cosiddette variabili cefeidi. Questa, vedete, questa è la galassia di Andromeda e qui vedete una cefeide, una di queste variabili, osservata in tempi diversi. Vedete che la sua luminosità cambia, sta cambiando, no? Perché varia. Queste variabili sono oggetti più massicci del Sole, sono oggetti che, mentre il Sole sta bruciando idrogeno in elio nel suo centro, questi oggetti sono in una fase più avanzata, stanno bruciando elio in carbonio e ossigeno, quindi sono più avanti, però sono anche più massicci, quindi sono un pochino più giovani. Le stelle più vecchie sono di piccola massa, le stelle più giovani sono di grande massa. E hanno quel periodo che vi ho fatto vedere prima, cioè la distanza tra due massimi della variazione, per oggetti come questi può variare da un giorno fino a 100 giorni. Ora, come diceva Edgardo all'inizio, un tempo le donne in astronomia non è che non ci fossero, c'erano, però venivano utilizzate per fare i compiti un po' più noiosi, quindi catalogatrici, calcolatrici, mettere in ordine le osservazioni, assistere mentre si faceva, per compiti di assistenza ai colleghi uomini che facevano le grandi scoperte. Però ogni tanto, anche in questo lavoro un po' più noioso e ripetitivo, qualcuna riusciva a fare delle scoperte importanti. E una di queste è Miss Leavy, che lavorava presso l'osservatorio di Harvard, nel gruppo che il direttore Pickering all'epoca aveva messo su, proprio di calcolatrici, di donne che facevano comunque calcoli di supporto all'attività dei colleghi uomini, lei riuscì a scoprire, osservando, studiando le lastre fotografiche di queste variabili cefeidi nelle nubi di Magellano, riuscì a scoprire una relazione che poi ha rivoluzionato la stima delle distanze in astronomia, che è la relazione tra quel periodo che vi dicevo prima, la distanza tra due massimi e la luminosità dell'oggetto. In realtà lei cosa si accorse? Si accorse che prendendo la luminosità apparente, non quella vera, la luminosità come appariva, la luminosità dell'oggetto, in magnitudini, e il periodo, la distanza tra le massime di oscillazione, c'era una relazione retta, sia per la grande nube di Magellano, LMC vuol dire Large Magellanic Cloud, sia per la piccola nube di Magellano, Small Magellanic Cloud. Quindi disse, ma allora se il periodo è più lungo, la stella è più luminosa. Quindi se io conosco il periodo, conosco quanto è luminoso veramente l'oggetto. In realtà questa, come vi dicevo, era una luminosità apparente, ma poiché stiamo parlando di galassie, la grande e la piccola nube di Magellano, in queste galassie la distanza delle stelle è la stessa, cioè tutte le cefeidi della grande nube di Magellano sono alla stessa distanza da noi. Quindi parlare di luminosità apparente o di luminosità vera è indifferente, c'è solo un effetto legato alla distanza, ma di fatto basta sottrarre la distanza e ho la luminosità sola. Quindi capì che questa relazione doveva valere in generale, cioè doveva valere veramente per la luminosità vera degli oggetti. E perché ha rivoluzionato? Perché da allora queste sono state utilizzate come candele campioni, cioè come oggetti la cui luminosità poteva essere determinata dal periodo, e la luminosità apparente meno quella vera mi dava la distanza. Quindi, schematizzando, il periodo è quella distanza tra i due massimi, dal periodo misuro la luminosità nel grafico a destra, misuro la luminosità apparente, dalla differenza tra luminosità apparente e luminosità vera ricavo la distanza. Questo è quello che si fa tuttora nelle osservazioni anche che si fanno dallo spazio col telescopio spaziale Hubble per misurare le distanze delle galassie lontane. Utilizzare questi oggetti dalla misura di periodi per trovare quanto sono distanti le galassie che le ospitano. E si arriva a distanze dell'ordine di 50 milioni di anni luce. Quindi si assume con le cefeidi, con questi oggetti, misurando le distanze in questo modo, si può arrivare a osservare oggetti la cui luce quindi è partita 50 milioni di anni fa. Si vorrebbe andare però più lontano. Per andare più lontano serve un altro gradino che è rappresentato dalle supernove, perché per andare più lontano mi serve qualcosa di ancora più luminoso. E cosa meglio di una stella che sta esplodendo come una supernova? Voi sapete, le supernove sono quello che la fase finale delle stelle, o di stelle molto massicce che esplodono perché evolvono molto rapidamente, arrivano a sintetizzare tutti gli elementi al loro interno fino al ferro, poi dal ferro in poi
poiché la reazione di fusione nucleare è favorita fino al ferro, ma poi è sfavorita, sono soggette a un'instabilità, a un collasso e quindi a un'esplosione che porta via tutti gli strati esterni lasciando una stella di neutroni o un buco nero. Questo è un tipo di orbitano una attorno all'altra fino ad andare a coalescere, a fondersi. A quel punto la massa risultante è instabile e si ha un'esplosione supernova. Questo secondo canale è risultato molto importante per la stima delle distanze, perché la luminosità che raggiungono, che guardate, la luminosità che raggiunge una supernova è quasi comparabile con quella della galassia che la ospita. Quindi una luminosità, stiamo parlando di 10 alla 51 erg al secondo, quindi una luminosità enorme, perché la stella effettivamente in quella fase diventa una candela potentissima che mi consente di essere vista a distanze grandissime, e quindi si utilizzano queste supernove come candele campione, quindi un modo per trovare la distanza di oggetti ancora più lontani. Quindi, ricapitolando, come si fa? Nella galassia vanno bene le parallassi, e magari io non trovo solo le parallassi delle stelle normali, ma voglio trovare anche le parallassi delle cefeidi. Perché? Perché così calibro il gradino dopo, che sono le cefeidi. Quindi dalle parallassi calibro il metodo delle cefeidi, la periodoluminosità scoperta da Miss Leavitt. Con la periodoluminosità scoperta da Miss Leavitt trovo la distanza di galassie lontane che contengono sia cefeidi che supernove. Calibro il metodo delle supernove e con quelle arrivo a distanze così lontane che le cefeidi non le vedo più perché sono troppo lontane. Le supernove, che sono molto più luminose, le continuo a vedere. Quindi con le supernove arrivo all'estremo di quello che posso misurare da Terra o con i telescopi che abbiamo, con i satelliti che abbiamo nello spazio. E si arriva quindi a distanze di centinaia di milioni di anni luce. Perché ci interessa arrivare a queste distanze? Perché a queste distanze, ovviamente, tanto stiamo andando lontano nello spazio e nel tempo, ma a queste distanze diventa valida anche una legge molto interessante, che è la cosiddetta legge di Hubble. Ovvero, a distanze così grandi, voi sapete che dal Big Bang in poi l'universo si espande. Quindi le galassie che noi osserviamo, le osserviamo allontanarsi da noi con una certa velocità di recessione, che possiamo misurare. Se noi andiamo a misurare per queste galassie lontane, no? Queste qui a cui siamo arrivati, queste distanze di centinaia di milioni di anni luce, se andiamo a misurare la velocità con cui le galassie si allontanano, qui vedete tutte le galassie schierate in fila, la velocità con cui si allontanano e la loro distanza, che ho misurato con le cefeidi e con le supernove, vedete che questa diventa una retta, quasi una bisettrice. In realtà è una retta molto chiara, e le rette, sapete, hanno una pendenza. La pendenza di questa retta è la cosiddetta costante di Hubble. Perché ci interessa tanto questa costante? Perché la costante di Hubble è legata all'età dell'universo. Quindi la velocità di recessione, di allontanamento delle galassie la misuro, la distanza l'ho misurata attraverso tutti questi gradini della scala che culmina con le supernove. Una volta che ho la costante di Hubble, in realtà io ho una stima dell'età dell'universo. Più è grande la costante di Hubble, più è giovane l'universo. Più è bassa la costante di Hubble, più è vecchio l'universo. E le stime più recenti danno un valore dell'universo che è intorno a 13 miliardi di anni, 13-14 miliardi di anni, con una costante di Hubble che è circa 73. Quindi il dibattito sulla costante di Hubble è oggi molto attivo, e questo, diciamo, è il finale con cui voglio lasciare un saggio di quello che oggi si sta facendo su questi argomenti, perché siamo partiti nel passato da valori della costante di Hubble determinati con vari metodi molto discordanti tra loro, e siamo andati verso una situazione in cui i metodi sono diventati sempre più precisi, le osservazioni sono diventate sempre più potenti e più precise. Però c'è ancora un problema. Allora, se voi guardate questo grafico, i puntini blu sono i valori della costante di Hubble, vedete, dal 2001 circa ai nostri giorni,
determinati con la scala delle distanze, quindi con parallasse, cefei, supernova oppure altri indicatori, ma comunque con la scala delle distanze. E vedete che la barra vi dice quanto sono incerti, no? Vedete che si parte da nel 2001 con una grande incertezza, man mano l'incertezza va diminuendo guardando i punti blu e l'incertezza è molto piccola e i valori si stabilizzano. In nero però abbiamo un'altra misura della costante di Hubble che non viene fatta con le distanze stellari, viene fatta misurando la radiazione cosmica di fondo, quella che risale al Big Bang. C'è ancora una radiazione che risale al Big Bang a una temperatura di 3 gradi in Kelvin, che viene studiata con satelliti che studiano proprio l'evoluzione dell'universo attraverso queste misure, e loro trovano un valore della costante di Hubble che invece è più piccolo, più spostato verso 65, mentre quello delle distanze è, come vi dicevo, circa 73. Ora, le misure stanno migliorando, gli errori si riducono, ma queste due strade si sono divise. Cioè, mentre all'inizio erano incerte tutte e due, ma erano in accordo, migliorando le misure, migliorando le teorie, migliorando i metodi, le tecniche utilizzate, i due approcci al problema danno risultati che si stanno veramente, diciamo, stanno divergendo l'uno dall'altro. Quindi le cose sono due: o le distanze le stiamo sbagliando da qualche parte, quindi uno dei gradini, probabilmente non la parallasse perché Gaia sta dando risultati molto precisi, però potrebbe esserci un gradino successivo che ancora ha delle incertezze non tenute conto, di cui non si tiene conto. O la fisica con cui si studia la radiazione cosmica di fondo, perché si misura la radiazione ma poi si utilizzano dei modelli cosmologici, modelli di universo per trovare la costante di Hubble, ha qualcosa che non si è capito. Oppure semplicemente perché la radiazione cosmica di fondo misura qualcosa di molto vicino al Big Bang, mentre le distanze, tutto sommato, misurano, sono basate su galassie lontane, però si riferiscono a un universo più locale, probabilmente le due misure potrebbero anche essere misure di due cose diverse. Quindi magari la differenza ci deve essere. La risposta non ce l'ho. È uno degli argomenti su cui si sta lavorando molto anche a Napoli, anche a Campimonte, e speriamo di poterla risolvere in futuro anche grazie ai grandi telescopi del futuro come quello che sta costruendo il figlio di questo socio in prima fila, l'ingegnere Roberto Tamai, che a Monaco all'osservatorio europeo del sud sta costruendo il telescopio più grande del mondo con un diametro di 40 metri in Cile. E quindi speriamo da questi strumenti del futuro di avere delle risposte. Io vi ringrazio per l'attenzione.